Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati su Dark Deception. Preparatevi a visitare l'ospedale più inquietante che sia mai esistito, pieno zeppo di infermiere che non vedranno l'ora di siringarvi male. Se non fosse che il telone quest'oggi andrà fuori di matto perché deve sottotitolare tutto, il gioco crasha in continuazione, vedrete che verso la fine la mia sanità mentale sarà completamente assente. Buona visione! We're halfway there, love. Just four pieces to go. Don't disappoint me now. Signora, potrebbe anche andarsene a prendere da sola, santo cielo. Tanto il prossimo livello è un ospedale dall'icona che vedo. Cioè, non so quanti anni c'ha lei, ma magari un controllo all'anca. No, Detto che le gemelle comunque stanno bene. Se le rifatte in ospedale... Meglio non dire una cosa del genere a una donna alone, che non mi pare il caso. Allora, nello scorso episodio finalmente siamo riusciti a completare la prima metà del gioco. E mi sono cacato male a Luna Park, che maronne c'ho ancora gli incubi. Quest'oggi, come dicevo, andiamo all'ospedale. Cioè, negli ultimi 2 anni ho passato più tempo in ospedale che a casa a momenti per via dello stress da questo lavoro. Ma facciamo finta di nulla che è meglio. Oh oh. We need to get that soul shard to get the gate open. Naturally it's behind those bars. Well, if Malak won't let us get to the shard, we'll have to make the orb come to us. Go to the ring altar. Ogni volta lei c'ha il potere faigo pronto, per ogni occasione. Scusi, non pensavo di arrivarle da dietro il culo, mi sono spaventato un attimino. Allora, vediamo un po' cosa sblocchiamo di bello. A few more changes to your brain. Don't worry. If you start to feel dizzy or you start to smell colors, just take a deep breath and wait for it to pass. If it doesn't pass, quit whining and get used to it. I'm a movie star, not a brain surgeon. Ok, quindi mi state dicendo che annusare i colori non è normale. Poi io sono daltonico, quindi li annuso pure di un odore diverso. Quindi, ma porco cane, mai una cocchia di gioia. Adesso abbiamo quindi la telecinesi. A giudicare dall'icona, direi che ci permetterà di raccogliere i cristalli in remoto. Ma che sta cosa mica mi dispiace. Possiamo aumentargli forse il raggio d'azione? Ora ragioniamo. L'abbiamo aumentato, riducendo addirittura il tempo di ricarica del potere. Allora, vediamo un po' cos'altro abbiamo. La telepatia ci potrebbe tornare utile. La paura primordiale è stata veramente meravigliosa. E la velocità, non me la toccate perché è un potere che mi ha salvato il chiurlo tante di quelle volte che metà basta. Allora, vediamo un po'. E che porco cane, abbiamo decisamente troppi poteri. Quindi ora faccio così. The ring piece is now exposed. And the monsters will go into a frenzy. Get to the ring piece before Mr. Monkey finds you. Signora, la vedo un po' confusa. Eravamo ancora nella intro, ma vabbè, a una certa età l'hanno programmata anziana di per principio, santo cielo. Ed eccoci arrivati in terapia tormentosa. No, era intensiva. Vabbè, facciamo finta di nulla. Oh mio Dio, sono veramente in un ospedale. Buon salve. Well, I guess everyone has to face their demons sooner or later. Maybe this place can help you. Sì, tutto molto interessante, ma devo sottotitolare io il gioco? Cioè, Popo non c'è più voglia di far niente, Che bello! Sì, ma il sottotitolo è spuntato, quindi ora fare così, uscire, poi clicca opzioni, clicca audio, clicca così. Ma non cambierà nulla perché il gioco è programmato a culo, ci scommetto quello che volete. Oh, maronne! Che cocchia di ospedale è questo, scusate? Ah, buongiorno? Salve infermiera per nulla inquietante? Vabbè, fino al collo non è inquietante per nulla. Ma vabbè, la parte superiore ci possiamo anche passare sopra. Uilla, ci passerei sopra di lato, in diagonale, tutte cose. Guarda, ci sono anche altri pazienti. Buongiornissimo signori, come va? Tutto bene? Non mi cagate di striscio, Ah, è perché li sto guardando. Scusate, ma se non vi guardo, vi muovete o... No, ormai loro non ce la fanno proprio a muoversi quando li guardi. Sono tutti grandissimi timidoni. Ok, vediamo un po'. Dobbiamo parlare, presumo, con la tizia della reception. Salve, signorina. Per caso avrebbe un momento da dedicarmi? No problem. Fierce? I see. How troublesome. Yep, we can handle that. Ah, adesso abbiamo i sottotitoli, ma sono in inglese. Perfetto. You don't have to worry about a thing. Well, speak of the devil. Looks like he just walked in. Ooh, and he's a looker too. Lo so, sono un bel topolone. Shortly, okay? But bye now. Greetings and welcome to this place of healing and mercy. Mind if I take a closer look at you? Mi devo abbassare i pantaloni, oh, signorina. I see that life was not kind to you. You still carry around so much of that pain. It must weigh terribly on you. Ah, and now you've chosen to serve the deal breaker. How curious. Are you not aware that she only offers lies? Lord Malak can offer you so much more. You need only to return that which you have taken from him. We'll get to that later though. For now, you did the right thing coming here to see us. You don't need to suffer anymore. We can heal your soul. We can offer the beauty that you desire.
You need only be ready and willing to accept our mercy. Do you want to become one of our new patients? Signorina, la vedo sotto la gonna, scusi. Of course you do. What a silly thing to ask. First things first, though. We need to check your vitals. The deal breaker may have infected your body and mind as well as your soul. After all, Lord Malik's infinite power was never meant for mere mortals. You've been using them quite recklessly. There may be dire consequences for your health. I don't know what she's talking about, but she has her head in a bag. That's kind of a red flag, isn't it? Please, follow me. Ok, vediamo di seguire le tizie, quindi. Guardale sui pattini loro, che fighettone! Quanto non è moderno tutto ciò, santo cielo! Quanto sono alte, peraltro, Willa! No, davvero, è un nightclub questo, non è un ospedale! Come funziona sta cosa, Lei parla in italiano, vero? La prego, mi dica che l'hanno sottotitolata in italiano. Sì, vorrei i sottotitoli in italiano, se non sarebbe male. Ma no, signora! Si faccia i cocchi suoi! Ne posso scegliere una, quindi? Le posso avere tutte? Che poi mi dovete spiegare, perché qua in italiano e il resto di gioco e sottotitolo non lo sono? Misteri della vita! Cosa devo fare di bello? Bruciare il grasso, ok. Once you are ready to begin accepting our mercy, please step up onto the scale. Are you sure you want to stand on it? Signora, non mi metta i dubbi, santo cielo, che ho messo su un po' di peso nonostante il trasloco e tutte cose. Vediamo un po'. La sua macchina ha qualche problema? E ci sono le fiamme, signora. Must be a malfunction. Don't worry, I'll put in a work order to get that fixed. Mi state tentando di uccidere? Ok, next up, we need to do a little lab work. Sì, ma signora, io non posso sottotitolare tutto. Non ce la farò mai a far uscire il video in tempo, scusi. Ma la potete richiedermi cose in faccia, o no? I just need to take a small blood sample. You're not afraid of needles, are you? Sì, parecchio, in effetti. No, cambiate idea, signora, scusi. Stay right there and don't. Da dove arriva l'ago? Wait until the timer reaches zero. I'll be right outside the door. Oh no! Gli aghi escono dalle pareti probabilmente. No, 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 signora? Signora? Ma stiamo scherzando? Via, 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 fuori qua, fuori qua. Aspetta, 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 tasso. Ok. Wow! Didn't I say not to move? Signora, scusi, è un po' pericolosa sta stanza. Noted. Let me remind you that we do not have time to play games with our patients. Please take this more seriously if you wish to be saved. No, vorrei anche essere salvato da vivo, non da morto, se possibile. Abbiamo finito con gli esami? Oh, no. Cioè, è un bel posto, non dico di no. Però per uccidere i pazienti, non per salvarli. Davvero? Non me ne ero accorto, guardi. Sono cerebro leso e non me ne sono reso conto, sa, come danni cerebrali tutte cose. How about a chest x-ray? You afraid of those as well? No, l'ho fatto un paio di anni fa, ma vabbè, dettagli. Okay. Let's try this again. Wait right there, and this time don't move. It's your last chance. Sì, c'è anche un timer in alto a destra. Wait until the counter reaches zero. I'll be right outside. Facciamo anche di no. Oh, aspetta. Ok, perfetto. Avevo il potere abilitato, per fortuna. Vai, fuori di qui. Come back here. I still have more tests to run. Facciamo che mi levo dei maroni, che si è visto. No. Oh. Cori. Ok. Non mi aspettavo mi seguisse fin dall'inizio. It seems you've been infected by that woman after all. You do not desire salvation. You're just another vile man after all. Chaotic and infectious, like a virus. Guardi che non sono il Covid io. You know how to deal with viruses. If eradication is your true desire, we shall grant it. It might be comforting to tell you that your death will be quick and painless, but that will be a lie. After all, we can get a bit carried away while performing our duties. However, I can promise you one thing. You'll never see it coming. Oh no, invisibile. They can cloak? That's going to be troublesome. Oh no, no, male. Decisamente tanto male. Perché non ho il tablet? Sto cliccando spazio da un po'. Ah, non siamo ancora entrati nel livello. Buongiorno. Ah, devo chiamarlo io manualmente? Ok, questo livello è iniziato in maniera molto bizzarra. Questo è poco ma sicuro. Stanno iniziando effettivamente a dargli una sorta di maggiore profondità, ricchezza di gameplay. E chi più ne ha più ne metta. Yay! Ora ragioniamo. Allora, mi tengo fuori anche questo potere, perché ci tornerà molto utile per terrorizzare le infermiere.
detto così suona male, tutto quello che dico però fuori contesto, è molto ma molto sbagliato. Oh porco cane. Oh no, ma anche no, ma anche no, avanti. Signore, parliamo delle persone civili? Cosa è successo? Cosa? Non ho capito cosa è successo. Mi stavano parlando e poi sono morto. Sono confuso. Wow, ok, ora lo so. Ci sono le trappole elettriche, quindi fammi capire bene, io faccio così e... Oh, mi piace ma proprio un sacco quello che ho appena visto. Ah, infermiere, infermiera, 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 infermiera. Ah, e porco cane. Sì, allora, mettiamo le cose chiaro, qua la situazione non è iniziata bene. Ci sono già trappole fin dall'inizio, l'infermiere mi hanno siringato male. Aspetta, occhio. Perfetto, libera tua nonna. Oh, no, 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 mi stanno già seguendo, mi stanno già seguendo. Corri, 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 corri. Ok, vediamo di... L'ho terrorizzato giusto in tempo, era dietro. La bastarda era dietro, aspetta. Aspetta, attiva il potere, vai così, ottimo. Quindi mi sa che mi conviene continuare a correre e attivare praticamente la calamita ogni tot secondi. Aspetta che è un paio di giorni che non gioco. Dov'è la Z sulla tastiera? Ok, fin qua tutto bene, dobbiamo anche trovare i segreti. Aspetta, 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 che qua mi sa di segreto. Ok, ha fatto bim bum. Vediamo un po'. No, non c'è niente. Pensavo che l'ascensore potesse contenere un segreto. C'è... Porco cane, qua ho evitato la trappola per una pura casualità. Bim bum. Dai, dai, entra a fare. Oh, le sento, le sento, le sento, le sento, le sento, le sento. Corri, 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 corri. Si caccia dietro, si caccia dietro. Ok, riattiva il potere. Ah! Ho evitato la scossa elettrica per bucio. No, no, bastarda. Ma non riesco a cambiare i poteri abbastanza in fretta. Non potevano fare un potere per ogni tasto e tutte cose, no, eh? Sarebbe stato troppo geniale che potessi usare il mouse per attivare certi poteri. Talon. Allora, attiviamo la telecinesi intanto. Che è cosa buona e tanto giusta. Corri, 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 corri. A meno che la tizia non ce l'ho proprio dietro. Quel buccio che mi ritrovo, aspetta. Adesso mi sale l'ansitudine incredibile. Le sento. Eccole, si stanno avvicinando. Ah! Stavo per premere il tasto, stavo per premere il tasto, porco cane. Poi perché con le siringhe, che c'ho il nervoso per le siringhe. Come fa? Cioè, sembra di essere tornati al livello della casa dei ricchi. Porca di quella suprema porca. E niente, tocca correre, gente, tocca correre a tutta birra. Vai, sprinta, sprinta, sprinta. Ok, t'ho visto, bastarda. T'ho visto, stunata alla grande. Ok, vediamo di prendere la calamita ora. Ottimo, ottimo. Aspetta, devi ritornarmi al potere, l'altro potere, l'altro potere. Ok, quindi in caso di... Mi stanno già seguendo? Sento check check. Sento un inquietante check check. E la coda non mi piace proprio per nulla. Signora, non rompa le scatole. Sono già nervoso di mio. Di nuovo ho evitato la scossa per miracolo. Perché c'è... Vai, 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 vai. Oh, l'ho rievitata. Oh, aspetta, 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 aspetta. Ridammi la cosa. Molto bene, molto bene, molto bene. Allora, ridammi la telecinesi. Aspetta. Oh, di nuovo sono passato in parte la scossa. Ma che mi stanno seguendo? Beh, le porte si dovrebbero aprire anche per loro all'occorrenza. Ok, ottimo, prendi tutte cose. Corrillon laggiù, papara. Calamita? Sì, calamita. Vabbè, no, era giusto, era una calamita tecnicamente. Aspetta. La sento, la sento, la sento, la sento, la sento, la bastarda. Aspetta, aspetta, aspetta. Becca buccocchio! No! Era il potere svogliato! Vabbè, già dietro di me, non ho fatto neanche tempo di iniziare. Oh, aspetta, 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 ho visto cose, dammi un secondo. Allora, funnale. C'era un altro dindun. Dindun. Ah! Corri, 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 C'era un luogo segreto in cui potevano esserci segreti? Dai, infermiere, due secondi. Ho capito che non è orario visita pazienti, però. Eccola che arriva, eccola che arriva. Stunnata la grande. Ah, ah, mi hanno stunnato che loro. Mi hanno stunnato che loro. Non vale, non vale, non vale, non vale. Corri, 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 corri. Aspetta, aspetta, corri a questa parte, corri a questa parte. Aspetta, usami anche. No, volevo usare la calamita. Calamitizza tutto. Ok, ora ricorri. Aspetta, premi Z. Non la Z. Non posso fare 80 cose assieme pure io, però. Ok, e maronne, aspetta, aspetta. Porco cane, stra super porco cane, mi sono cagato in mano. Allora, aspetta, devo riabilitare la telecinesi. No, vabbè, non mi ricordo più i nomi dei poteri. T'ho cominciato a fare confusione. Aspetta. Vai. Vabbè, dai, c'era ancora un flussino proprio leggero, leggero. Non funziona così la corrente elettrica. Eccola che arriva la bastarda. E scherzone. Oh, vedi che avevo visto bene. Sono ritornato a vedere il mio stesso montaggio. No. Porco cane, stavo per morirci male. Perché ero sicuro di aver visto cose. Oh, ho rischiato troppo. Ok, me ne mancano ancora 74, non sono troppi. Comunque una cosa è certa, le infermiere sono molto ma molto più veloci di me, dannazione.
Ok, dimmi che ho preso. Oh, pensavo di aver preso molta più roba. Prendila. Ok, perfetto. Vai così, vai così, vai così, vai così. Importante che non mi passi in mezzo alle zone quelle brutte, brutte, brutte. Ok, sono pronto a stunnarle in caso di necessità. Con quei cocchi di pattini sprintano alla velocità della luce. Beh, se si aprono le porte, loro sono qui. Le sento. Le sento tanto. Allora, signora, addio, signora. Oh, 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 dove vado, dove vado, dove vado. Oh, oh. La Q20, stavo guardando che oltre la porta c'era l'uscita e mi sono distratto. No, vi giuro, mi sta salendo un'ansietudine assurda. Già odio gli ospedali. Ok, dobbiamo visitare la zona di sinistra che l'ho ignorata completamente. Perché c'è sempre un accocchio di infermiera da queste parti. Una volta tanto non c'è. No, è in zona. È decisamente proprio tanto tanto in zona. La vedo, la vedo, la vedo. È stunnata. Sì, 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 guardi, è stato un piacere conoscerla. Saluti a casa. Ok, aspetta, aspetta, aspetta. Ottimo, ottimo, ottimo. Sto facendo una confusione con tutto. Con tutto che non ci avete idea. Ok, è così, perfetto. Corri, 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 corri. No, 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 no. Maronne, siete sexy ma vi picchio male, santo cielo. Vi faccio una dose di medicina a calci in culo. Dai, 5 secondi di pace nella mia vita. Sì, perfetto. Ah, porco cane, ho rischiato proprio una cifra. Cerchiamo di essere più al centro possibile. Ok, mi li ha aspirati tutti, bravo ragazzo. Ah, ah. Stavolta mi sono fermato giusto in tempo, dannazione. Ando vado, ando vado, ando. No. Teletrasportami, teletrasportami. Oh, ha funzionato. Corri, 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 corri. Dove vado? Dove vado? Ce l'ho proprio dietro, ce l'ho proprio dietro. No, non ho ancora il potere ricaricato. Oh, sto andando in direzione corretta, incredibile, ma vero. Aspetta. Aspetta che non mi fido, aspetta che non mi fido. Ok, non... è dietro di me, ma non così tanto dietro di me. Aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Ti sento. E mi inquietate proprio la cifra. Vai di magnate, vai di magnate. No, mi hanno stonato, mi hanno stonato. Aspetta, 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 aspetta. No, 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 no. No, vai, vai, così, 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 così. Aspetta, aspetta, vai. Dimmi che l'ultimo. Ne manca ancora uno. Ne manca ancora uno, aspetta. Eccola che arriva. Scherzone. Oh, ce n'era un altro dietro, ce n'era un altro dietro. Corri, corri che sono in zona. Mi manca l'ultimo. Ho rischiato tantissimo. L'ultimo pezzo. Ok, ce l'ho. Ce l'ho. Ce l'ho fuori di qua. Fuori di qua la velocità della luce. Ecco cane. Aspetta. Ah, non sono sincronizzati, non sono sincronizzati. E credo di sapere. Aspetta. Ok, dove sia anche il prossimo coso segreto. Ho visto che c'era un altro ascensore qua. Dimmi che la teoria è corretta. Dimmi che la teoria è tanto tanto correttissima. Ok, perché ho controllato tutti gli ascensori fino qua. Ottimo. Non ci resta che raggiungere l'uscita. Le sexy infermiere dove sono finite peraltro? No. Pensavi di fregarmi di nuovo? Non avete idea delle volte che sono morto? Maronne! Non so se avete notato, ma a mano che andiamo avanti, i livelli diventano sempre più lunghi. Oh, almeno salva al checkpoint. Mi consolo? Sì, in questa parte dell'ospedale non siamo mai e poi mai stati. Buongiorno! Salve! Vorrei andarmene da sto maledettissimo posto, non lo sopporto più. Oila! Siamo di nuovo all'uscita? Sembra proprio di sì. Non posso prendere un'ambulanza e andarmene? Sembrerebbe la soluzione migliore. Salve signorina, come va? Non mi stringhi il culo cortesemente. Oh, devo correre, vero? Devo correre tanto? Quanto devo correre? Tanto! Tanto! Sprinta via! Dove devo andare? No, 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 la mappina! Ah, ok, adesso c'ho la mappina. Corri! Corri fuori di qui! Dove vado? Che devo fare? Aspetta, che cosa vuoi della mia vita? Ah, ok, e poi presumo di permetterci teletrasportare sopra. Non ha funzionato minimamente, se qualcuno se lo stesse domandando. Anche perché il teletrasporto mi funziona a metà. Non, so, non mi si vede. Vedete che sotto sì, ma sopra no. Ah, ah, ah. Oh, ok, grazie. Tutto calcolato, grazie di avermi dato i tempi tecnici per far tutto. Sendiamo un velo pietoso, che è meglio. Quindi mi hanno trasferito a un altro ospedale, che sarà peggio del precedente. Perché di solito funziona così. Ok, posso scendere? Non è che l'autista adesso mi segue, vero? Ah, non c'era nessuno a pilotare. Chissà perché non mi stupisco. Il bello è che poi dovremmo tornare indietro. Sarà una figata di proporzioni bibliche. Oh, quella è un'infermiera molto grande. O è una grande infermiera? Ok, abbiamo trovato la statua, ma... vabbè. Sì, mi preoccupa il fatto che è pieno zeppo di infermiere standard armate fino ai denti. Salve signora. Mi hanno dato letteralmente una bottata dietro. Di solito non lo dico in presenza di una donna, ma vabbè. Good. You snore pretty loudly, you know. Welcome to our intensive therapy unit. You're gonna be here a while, and I have to thank you for saving us the trouble of bringing you down here ourselves. No, 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 lasciatemi andare, signora, per favore.
Ed ecco che di nuovo sparita anche lei. Oh, you're still a tad unruly, but our rigorous treatment package should take that fight right out of you. We need to get you prepared, ready, and wrapped with a bow for Lord Malik. I know. We'll start with some acupuncture. I mean, who doesn't like acupuncture? L'ho fatta in passato, devo dire che è piacevole, per quanto strana e bizzarra. Ma lo eviterei volentieri in questo momento? The process is fully automated to guarantee the most effective treatment. No. Oh no, 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 no. Perché dovete mettermi sempre gli aghi? Guardi che gli aghi di acupuntura sono estremamente piccini, picciò. Come ho detto, non avrò fatto una decina di sedute. La consiglio, non è niente male, è un'esperienza particolare. Salve signorina. Corri sua porta, ciccio, corri sua porta. Apri, 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 affonché la nonna. Corri, ok. Sì, anche troppo. Ok, siamo già in zona giusta. Oh, buono sapere. No, siamo ancora in zona. Le infermiere stanno per aggredirti male male. Come dire, usa il tuo cervello. Oh, dobbiamo arrivare dall'altra parte senza farci notare. Allora, mi serve teletrasporto. Questo è poco, ma sicuro. Sì, però non è che c'ho il teletrasporto lungherrimo. Quindi appena lei si gira. Sì, l'ho capito. Signora, non rompa le scatole, sto guardando quando si girano. Tipo ora. Ok, teletrasporto pronto. Guardala in alto a destra, se si gira di nuovo parti via. Mi sto cagando a spruzzo. Mi sto super uber cagando a spruzzo. E ora dove vado? Sotto l'infermiera grossa più grossa? No, 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 no. Aia, grazie dell'iniezione di proprio una botta di vitalità. Una botta da dietro, però in sto a casa. Oh, 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 sono riuscito a fregarle. No, non sono riuscito a fregarle. Cioè, a livello teorico, sì, potresti provare a sbissiare tra di loro. Credo, forse. Senza romperti tanto le scatole, perché ci stavo provando, ma... Maronna, sei difficile, gente. Ok, io provo a correre intanto. Aspetta, avevo la Primal Fear per un secondo. Oh mio Dio, ha funzionato. Non so come aspetta. Vai di Primal Fear. Vai di Primal... Oh! C'era una trappola a pavimento. Ce l'ho fatta. Alla facciaccia vostra. Ok, corri, 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 corri. Dove siamo? Allora, 319. Non so neanche se mi stiano inseguendo. Intanto vediamo di recuperare questi. Meglio che nulla. Cos'è una prigione? Questo non è un ospedale. È un'inquietantissima prigione. Oh oh. No, 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 no. Aspetti. Aspetti, ok. Ora posso... Ah, ma siete già qua? Ok, stunnone. E ho fatto casino con i poteri. Oh, ho visto seghe circolari. Ho visto brutte, brutte, cattive seghe circolari. Aspetta, dov'è che sono, quindi? Questo mi fa salire. Non chiedetemi cosa io stia facendo, perché sto andando molto a tentoni. Aspetta, rimettimi la prima, la corsa. Perfetta. Un attimo. Un attimo, non rompo i maroni, signorina. Oh, sega circolare, curi, vieni qua. Ok, pieno zeppo di ascensori. Intermettere ovunque. Aspetta, beh, sulle seghe circolari non possono passare neanche loro, presumo. Ecco, credo che qua il teletrasporto farebbe comodo. Aspetta, 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 aspetta. Fai così. Ok, aspetta. Un'attitudine assurda. Oh, mi sono salto per miracolo. La calamita è... Beh, sì, la calamita. No, è giusto, la calamita è pratica. Aspetta, beh, posso passare di lato. Credo che stiano arrivando. Aspetta. Passa di... però ho mancato quella. Aspetta. Buongiorno, signor. Dai, che ci ha messo proprio un piedino sopra. Mi ha sgrattato via un mignolo a dir tanto. Ok, è ancora più ansiogeno di prima, perché ovviamente se ne sentiva la necessità. Ciuccia qui e ciuccia là. Ok, 213, la zona di sinistra l'ho un po' ripulita, però c'è anche una zona alta che non mi piace, ma poco per niente. Ok, corri, 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 corri. Evita che circolari, grandi, piccole, medie, di tutte le dimensioni. Aspetta, aspetta, chi va? Oh, quello ragazzo, quello ragazzo. No, picabun cocchio. Ah, trappe che circolari, mandami di sopra. Mandami di sopra che mi sto cacando a spruzzo. Ok, questa volta non mettiamo i nostri santi piedini sulle seghe circolari. Aspetta. Vabbè, ma è difficile. Ah, no, 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 davvero dobbiamo usare il teletrasporto? Credo che sia la soluzione migliore, perché così ci passiamo attraverso e le prendiamo comunque. E non lo prendiamo, soprattutto. Ma ci siamo capiti. Allora, aspetta. Devo andare di calamita, dove vuoi, e vai. Ottimo. La sento, la sento, la sento, la sento, non la vedo. Ma, aspetta, lo vi. Vita prova di secondo, corri, 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 corri. Aspetta, evita, 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 evita. Aspetta un attimo. Stunna la bastarda. Ok, preso e corri, preso e corri, preso e corri, preso e corri. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Ce n'era un'altra. Aspetta, va di calamita, tipo ora. Ok, ha funzionato comunque. Poi dovrei andare di teletrasporto, ma lo tengo pronto in caso di necessità. In teoria possiamo anche schivare loro usando il teletrasporto. Aspetta un attimo. Ok, vai così. E teletrasportone. Oh, vedi che funziona la tattica. Ah,
Porco cane, mi sono cagato in mano. Poi mi fermo. Sono mica scemo? Sono anche qua, vero? Sì, sì, sì. Vai, 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 corri, 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 corri. Sì, vabbè, ragazzi. E non se può però, eh. Ok, tieni pronto la calamitona. Ok. No. Ok, suona che... Aspetta, corri adesso. Dai che abbiamo così ripulito la zona sopra. Non è male. Ok, in teoria l'ho ripulita. In pratica non ne ho la più palle. Portami giù. Portami giù. Ah, che devo buttarmi di sotto allora, probabilmente. Ah. Dopo un po' ci arriva anche il telone, santo cielo. Ok, quando vuoi ricorrere non è che mamma in cocchia. Aspetta, aspetta. No, non quello. Questo. Ok, molto meglio. Vediamo di reindividuare la loro posizione. Aspetta, no, lo sentite dietro di me. Lo sentite dietro di me. Porco cane, porca di quelli per poca. Aspettate, teletrapportone, teletrapportone. No, ho sbagliato potere. Troppi poteri, cioè, ti fanno passare da uno a quell'altro. La corsa sempre va tenuta sul primo perché te salva. Ok, però, oh ragazzi, ne abbiamo recuperati parecchi, insomma. Stanno già arrivando le bastarde. Sì, mi sa di sì, dagli una bella stunnata. Iniziamo alla grande la giornata. Aspetta, corri, 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 corri di qua, via di qua, via di qua. Questa zona, no, non è completamente ripulita. E dai, c'era la sega circolare pure lì. Si rida, signora. A ceffoni gli riporto i gioielli io. No, ce l'avevo proprio dietro. No, porco cane. No, vi giuro, sono dovunque, sono veloci. Se non hai la rincorsa, lo sprint, sei fregato. Cioè, devi guardare che le trappole, devi far tutto e tanto c'è la signorina che ti piglia per il culo dietro. Ah, di nuovo dietro di me, corri. Non riesco a fare niente, non riesco a fare niente, sono dovunque. Sono dovunque. Sono tutti piccoli corridi, io i strettini. Stavolta sono sempre dove sono. Una sola mi trova, tutte le altre arrivano, pam, in bombazza. E non ho trovato neanche il cristallo per stunnarle o il cristallo per individuare la loro posizione a priori. Vi giuro, l'ansitudine. Ok, finalmente nuovi cristalli, aspetta. Aspetta, dov'è la cosa, dov'è la cosa, dov'è la cosa, dov'è la cosa? Ok. Oh, li ho ciucciati tutti. Non vedo niente. Non mettetemi le scritte davanti, porca di quelli per porca. Aspetta, ricaricalo, ricarica il potere, ricarica il potere. Veloce, che stanno arrivando. Ricarica il potere, che stanno arrivando. Ok, sono riuscito almeno a attivare la calamita, tutte cose. Maronne, oh. Oh, almeno ho raggiunto una nuova zona, mi consolo. Quanti ce ne sono ancora? 15. Oh. Voi direte, bene Lord, sei quasi alla fine. No, alla fine del mio ciclo vitale sono. Oh mio Dio, ha funzionato, sono dall'altra parte. Ok, questi li abbiamo ripuliti. Corri, corri, via di qua. Corri, via di qua, aspetta, aspetta. Aspetta che ce l'ho dietro, ce l'ho dietro, ce l'ho dietro, ce l'ho dietro. No, Lord, stai calmo, non c'è nessuno dietro. Scusa, te l'apporto, te l'apporto dall'altra parte, bravo. Ritira fuori il potere. Ritira fuori il potere, bravo ciccio. No, stai calmo. Le puoi vedere arrivare in qualche momento. Tieni la calma. Rimetti il potere iniziale, quello della corsa, perché ti serve per attivare la prossima zona. Cacchio! Troppe cose tutte assieme. Troppe cose tutte assieme. Ribadisco che chi ha programmato sto gioco, perché cambiare i poteri con il 2, con il 2 e con l'1, se state premendo WASD, non sono tasti che potete premere a ripetizione in maniera molto molto comoda. Questo ve lo garantisco. Porca di quella iperporca, ve lo garantisco quello che volete. Beh, qua non mi puoi seguire. È porco cane. Ok, vediamo se passando da sopra per poi raggiungere la zona incriminata. E io ora devo scendere da qualche parte però. Eccola, eccola, eccola. Azunde! E mo basta veramente però. Quando mi costringe a fare una zunda vuol dire che mi ha fatto proprio girare le balle. E dov'è, 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 dov'è l'ultimo? Gli sono andato in braccio praticamente. Sei di qua, sei di qua. Aspetta, tieni pronto codo, tieni pronto codo. Non me ne frega niente, non me ne frega niente. Vai! Ciucciati tutti, ciucciati tutti. Puoi anche catturarmi, non me ne frega niente. Non ho capito cosa mi abbia ucciso, ma va benissimo tutte cose. In teoria adesso mi respawna esattamente dove dovrei già essere. Cosa vuoi di più dalla vita? Non ho trovato segreti? Ma se ho capito bene, ora devo... andare da dove venivo prima. Yay! Che non mi fido minimamente. Cerchiamo di... capire cosa potrebbe fregarmi all'improvviso. Buongiorno. C'è nessuno? Guarda, ho trovato un altro segreto. Vai! Posso passare? Come non li ho raccolti ancora tutti? Mi prendi in giro? Ok, le infermiere sono sparite. Come non li ho raccolti tutti? Sì che li ho raccolti tutti. Ah, sì, giusto, prima devo recuperare questo. Sono pirla io. Corri. Oh no, devo di nuovo salire sulla cocchio di ambulanza. Aspetta, un attimo. Aspetta. Ok, a posto. Fuori di qui. Non c'è stata neanche la boss battle. Pensavo di dover affrontare la big infermierona per un secondo. Oh oh, mi sa che ho parlato troppo presto. Oh no, 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 no. Quante sono? E vabbè. Anche una fetta di culo volete? Oh oh, e io adesso che faccio?
Si è aggrappata la bastarda? Lord Malak is on his way here now, mortal. However, this will be over long before he arrives. You're so much, but I can see you are lost, and you always will be. Whatever you're grasping for so desperately will always be just out of your reach. She won't be able to change that either. Regardless, Lord Malak has greater priorities to deal with than one defiant mortal soul that refuses to descend. We will win his favor by ridding him of your intolerable presence once and for all. Oh no, ecco la sexy infermiera, una c'è grossa più grossa. I think you'll find that she is not quite as hospitable as we are. Ah, molto ospitali, avete tentato di ammazzarmi. You'll never get past her. Wow, wow. Ok, stunata alla grande, perfetto. Quindi possiamo usare l'arma contro di lei. Oh! Ok, buono a sapersi. Quindi le dobbiamo anche stunnare. Allora, credo di aver capito. Dobbiamo passare da un cosa all'altro. Sì, 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 lo so. È una situazione difficile per tutti. Porti pazienza, stanno cercando di salirmi qua. Aspetta, vai. Ok, ho l'arma pronta all'uso. Ok, sono pronto. Stunnatone e contrattaccone. E così la colpiamo in qualche modo. Ah, sì, funziona. Ok, passa alla prossima. Ok, devo saltare di tre ambulanze. Signora, oh maronne, sta distruggendo le ambulanze. Guarda quante sexy infermiere dietro. Oh. Ok, sono arrivate altre ambulanze nel frattempo. Vai, perfetto. Se qualcuno vuole raggiungermi, non mi offendo. Oh, è sempre dietro la big infermiera rossa. No. Signora. Oh, porco cane. È arrivata su triggerata malissimo. Pensavo di... Oh, quindi comunque devo continuare a spostarmi in ogni caso. Vabbè, ma aspetta che ogni volta poi io devo stare a... No, ho sbagliato potere. A scambiare i vari poteri o non funziona? Signora, chiuda la bocca o giuro su Dio che la faccio invecchiare di 20 anni a calci in culo. Già devo coordinare 826 poteri. Aspetta. Ok, ora la stuniamo, la colpiamo, ripartiamo e al diavolo tutti voi altri. Mi avete rotto le balle, ma proprio non ho sfacelo. Guarda lì, non mollano. Ma è comparsa la coda? Sì, aspetta che è comparsa. Tony! Maronne, maronnissime. Con contorno di super maronne. Ok, ho di nuovo il teletrasporto pronto. Aspetta, teletrasporto. Oh no, si è buggato di nuovo. Ok, ha funzionato. Per buccio di chiurlo. Oh. Aspetta, se nessuno arriva, io sono nella mia puttana. Aspetta. Salvato per buccio di culo. Ok. Ma l'ho colpita. L'ho palesemente colpita. Dai, l'ho colpita. E devi essere vicinissimo. Altri due pixel launch, no, non va bene. Oh no, vi giuro, sto livello mi sta portando allo sfinimento testicolare, che è qualcosa di assurdo, voi non ci avete idea. Ok, sono morto già diverse volte, sto decisamente imparando dei miei errori, ma fidatevi che ne farò altri. Se tu provi a spostarti dall'ambulanza in cui ti trovi dopo che hai colpito un'infermiera, prima che l'infermiera stessa sia andata addosso alla big infermiera rossa, muori. Maronne si triga. Aspetta, ora la facciamo suonare, perfetto. Vedete che è buggato? Non sono pirla io. Porca di quelli per porca. No, signora. Aspetta. Oh, cane dell'ansietudine assurda. C'ho anche tiene la vita vera? Poi ogni tanto i poteri non si attivano abbastanza in tempo. Guarda, c'è già l'infermiera appiccicata al culo. E il problema è che io non la posso colpire, perché i miei poteri invece non sono pronti. Eccola lì. Aspetta, vai così, perfetto. Signora, se paziente altri 2 secondi e poi la stunno e provo. Oh, stavolta ha funzionato. Ora non mi devo muovere finché non la colpisce. Ora posso tranquillamente stunnare tutti così a random. Non si sa perché, ma ho dettagli. Non è che abbia funzionato più di tanto. Aspetta, ora portami di là. Sì, però non mi attacca. Non c'ho il potere ancora, signore. Oh maronne, si è ritriggerata male. Buona. Per fortuna che le ambulanze sono tipo infinite. Mi devi dare proprio altri 5 secondi. Signora, salti a bordo. Ok, stunnone e... Ok, no. Aspetta, presa. Presumo che dovremmo rifare la stessa cosa. Tipo un 3 volte. No, maronna, si è incacchiata proprio come l'ho visto che ha puntato proprio la siringozza. Teletrasporto. Grazie, molto gentile. Cane che mi sto cagando in mano a spruzzo proprio. Altre ambulanze, gentilissime. Riteletrasportone. Signorine, qualcuno vuole venire a darmi una manina? Non fate complimenti. Si è triggerata male di nuovo. Scappa via di qua. Ok, ora potete venire a farmi cose. No, tutto qui sono male, ma ci siamo capiti. Perché non arriva nessuno, signore? Grazie, molto gentile. Prima che... No, non mi fido minimamente. E adesso sei stunnata. Potrei tipo fare...
sbagliato tasto. Ho probabilmente sbagliato tasto. Ci provo comunque. Funzionato! Non so come, ma ha funzionato. Dimmi di sì. È ancora viva. È ancora decisamente tanto tanto viva. Non la guarda, non mi giro nemmeno. Devo fare i big giri. Aspetta. Aspetta. Sì, ma se io mi teletrasporto lì e non scappo via in tempo. Ah, la pietra si è spostata. Per fortuna. Non mi fa rifare tutto da capo, che giuro. Sono già incocchiato a mille. Bene. No. Non accelerare adesso. Non accelerare adesso, che sono alla fine. Aspetta. Ok, ce l'ho. Perfetto. Infermierina sexy, vuole venire su cortesemente? Grazie, molto gentile. E addio. Ti prego, dimmi che 4 è più che sufficiente. È crashato il gioco. È crashato il maledetto gioco. Io devo rifare. Cioè, mi devo rifare tutto da capo. Vi giuro. No, vi giuro. Non ce la faccio fisicamente a rifare un'ora di gioco. Ok, sto registrando questo video. Porca trottissima mer. Dopo averlo già montato, quindi mi sono anche fatto un'ora in più di editing per via delle. Dei sottotitoli, quindi potete immaginare che io sia un attimino provato dall'esperienza. Sono le 7:15, questo video doveva essere pubblicato tipo ora. Oh, beh, dettagli, sto registrando. Non rompete i maroni cortesemente, che non è giornata. Ah, mamma mia, io volevo anche provare il prossimo capitolo, ma ovviamente non ce la farò. Sono tuttavia curioso di provare i nostri nuovi poteri, come ad esempio la calamita. Immaginate, nei primi livelli dovremmo completarli molto più rapidamente. Porco cane, porco cane, porco cane, porco cane. Sì, vabbè, signora, mi dovete dare un po' di tempo perché si ricarichino i poteri. Cioè, è troppo bastardo, porco boia, oh. Non rompo i maroni, infermierona sexy. No, si è ritriggerata male. Mamma mia, oh. Guardala, guardala. È completamente fuori di cervello. No, ti si ringo anche la cugina, santo cielo. Ok, sto per fare la terza botta e via. Ottimo. E, ah, no, 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 non si triggeri. Perché 4 volte? In tutti i giochi si codano 3 volte? E in questo 4? Ma signora, non si triggeri male adesso. Porco cane, dai, 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 dai. Troppa ansietudine, devo spostarmi sulla prossima ambulanza. Quanto prima! Oh, mi sono salvato per buccio, mi sono salvato per iperbuccio. Aspetta che sono lontano dal bordicino. O siamo nella M più totale? Aspetta, spostati di là, Lon, spostati di là. Oh, vivo per miracolo. Qualche infermierina sexy? No, no, no. 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 Porco cane, per un secondo mi ero stracagato. Signorine, volete saltare su? La tizia di là. Brava, brava, salta qua. Salta qua, salta su. Dai avanti, brava ciccia. No, no, infermiera. Si placchi, non mi faccia crashare il gioco di nuovo. E niente, gente, è crashato il gioco di nuovo. Non so che dirvi. Se qualcuno si stesse domandando, ma Lon, com'è possibile che questi giochi crashino in continuazione? È perché A, sono programmati di merda, ve lo dico onestamente, senza peli sulla lingua. E B, quando purtroppo agganci il software di registrazione video al gioco stesso, può essere che il gioco non gradisca. E quindi di tanto in tanto dice, ma io crasho, per romperti proprio i maroni così. Palesi, palesi. Ma vabbè, dettagli. Ok, vediamo se questa volta. No, non rompo le balle, non rompo le balle. Oh, ho cambiato metodo di aggancio e questa volta è andata molto meglio. Signora infermierona sexy, è stato un piacere combattere con lei 8 milioni di volte. Ma vabbè, dettagli. Ok, oh, grazie, grazie, mi avete teletrasportato a casa. Perché sono le 7:30, devo finire di editare il video. Devo, non lo so nemmeno io, trovare un motivo per vivere. Ok, fammi scendere, non me ne frega nulla. Non me ne frega niente, non ne voglio sapere nulla. Fatemi andare via da sto posto, maronne. Peggio registrazione ever. Proveranno a fregarmi l'ultimo, vero? Chiamiamo l'ascensore, chiamiamo l'ascensore, chiamiamo l'ascensore. Chiama l'ascensore! Veloce! Dentro, 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 chiudi tutto, chiudi tutto, chiudi tutto. Ma perché bim bum cosa? Bim bum cosa? Ciccio, corri, corri. Vai, 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 vai. Prima che ci siano altre cose da sottotitolare. Vi prego, non fatemi sottotitolare altro. Corri. No, 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 no. Vai, vai, vai. Che faccio? E vabbè, mi pare un pochettino esagerata. Mi sono triggerato malissimo pure io. Ma mi sono rotto le balle. Corri, ciccio. Non ti fermare, non ti far siringare. Devo correre io stavolta? Lo prendo come un sì. Aspetta, corri, continua a correre. Continua a correre. Ma la porta è chiusa. La porta è chiusa. Aspetta. Aspetta, era da questa parte che dovevo andare. Ah, dov'è il portale? Dov'è il portale? Corri, 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 corri. Al diavolo, sto maledettissimo livello. Basta, mai più. E 19 minuti, sì, 19 minuti. Tu andiamo in cariola, ci ho messo un'ora e mezza, porca. No, che più di un'ora e mezza, più. Fatemi ritornare dalla birce. A birce.
Maronne, io non ci lavoro più per te. Non ne vale la pena, altro che l'anima e tutte cose. Mamma mia, sto video uscirà alle 9 se va bene. Che poi adesso che lo carico, ci sarà YouTube che dice: passo un'altra ora e mezza a vedere se te lo posso monetizzare. Oh, sono il bot di YouTube. Ma va, fan club, bot di YouTube. Posta? Posso fare l'outro? Allora, Malak mi dice che sto diventando troppo opportunistico e sono stato fortunato che era già occupato con altre questioni urgenti e non succederà di nuovo, non mi metto a sottotitolare tutto. Dice che grazie a quello che stiamo facendo io e Birch, delle forze distruttive sono ora in movimento. Non so se è contro di noi, contro di lui o contro tutti, questo non è molto chiaro, Gli stiamo praticamente rovinando gli affari e non può permettersi che la nostra insolenza continui ulteriormente. E Birch giustamente adesso se la deve tirare e dice: ah, guarda, di questo passo tra un po' comincerà a pregarti di ridargli l'anello. E lo sta facendo perché sta perdendo. E lei: presto l'anello sarà mio. Ah, per fortuna c'era poca roba da tradurre, se no mi sparavo in bocca. Signora, io voglio andare a finire l'editing. Ah, questo l'hai messo in italiano? No, signora, lei si sbaglia. Quello che io voglio è un gioco che funzioni, che sia sottotitolato in italiano. Signora? Vabbè, lasciamo stare. Gente, per questo episodio ci possiamo fermare qua, perché sennò sto video non uscirà mai in tempo. Io ho 8 miliardi di cose da fare e vorrei che andare a cenare per poi registrare video fino a mezzanotte, ma vabbè, dettagli. Nei commenti fate sapere cosa ne pensate, lasciate un bel mi piace o la vostra vita sarà senza sottotitoli e ovviamente in lingua straniera. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!